Abbiamo fatto tante rose, adesso utilizziamole. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Qualche video fa abbiamo fatto tante rose di stoffa. Adesso vi faccio vedere un modo per riciclare i jeans con cui abbiamo fatto anche qualche rosa e con cui creare qualcosa di veramente utile e carino per noi ragazze. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare la nostra tasca portatutto. Ed ecco l'occorrente per riciclare in maniera carina e creativa un paio di jeans. Oggi faremo insieme una taschina portatutto da borsa, cioè una di quelle tasche che contengono le cose essenziali come possono essere le chiavi di casa, le chiavi della macchina, il rossetto, la cipria, quello proprio che ci serve, i bigliettini da visita e che vogliamo portare sempre con noi indipendentemente dalle borse che useremo. Quindi ho pensato a creare una borsa taschina che possa essere uscita da una borsa ed essere messa in un'altra e che abbia una grandezza non troppo esagerata in modo da essere il più versatile possibile con i diversificati tipi di borsa e modelli di borsa. Innanzitutto ci occorrerà la colla a caldo e le stecche a caldo, i fiorellini di stoffa che abbiamo creato nel precedente video. E allora cliccando qui accederete direttamente al video dove vi insegno la metodologia di esecuzione per fare tutte queste roselline. In un solo video vi insegno in ben 6 tipi di rosa, quindi correte a vederlo e fatevi le rose che più preferite, quindi ritornate subito da me. Oltre ai fiorellini che sposto, ci occorreranno un paio di forbici, poi 2 calamite. Queste sono grandi come 10 centesimi per intenderci, poco più, wow! È un pezzo di lamierino o in alternativa a questo potete usare dei bottoni automatici, ma in quel caso avrete bisogno di ago e filo, oppure se volete escludere totalmente ago e filo usate le calamite e un pezzo di lamierino. Quindi 2 tasche dei jeans. Come vedete io ho ritagliato tutto attorno le tasche lasciando un disavanzo di appena 2 mm, mentre nella parte superiore ho lasciato un disavanzo di stoffa lì dove si ha la capienza della tasca, dove si ha l'entrata della tasca, mentre ho tolto la parte in prossimità delle cuciture in entrambe le tasche. Poi ci occorreranno dei pezzettini, delle striscioline di jeans per fare più che il manico, il braccialetto che ci aiuterà anche a portare la nostra bustina al di fuori delle nostre borse. Ma cominciamo subito. Come prima cosa, quei 2 cm di disavanzo mi serviranno per creare una sfrangiatura del jeans. Infatti dovrò tirare via il cotone così, proprio con le mani, in caso ci aiutiamo con un ago se non riusciamo ad essere troppo profonde, in modo da lasciare una sorta di rifinitura così tutta quanta sfrangiata e tutto uguale. E questo ci eviterà la noia di dover usare ago e filo, che per me è una noia, magari a molti di voi piace, in quel caso impunturatela. Ok, sfrangiata una tasca, facciamo esattamente la stessa cosa anche dall'altra parte. Ok, arrivati a questo punto abbiamo le due taschine tutte sfrangiate. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che questi lembetti entrino al di dentro della tasca, ma che non ingolfino anche la situazione. Quindi ne taglio, ne lascio solamente 1 cm di disavanzo, così, sia da una parte che dall'altra. Quindi utilizzando la colla a caldo, ma tutto questo procedimento se vorrete potrete farlo anche con ago e filo, la differenza che in questo caso con la colla a caldo non potrete lavare la borsetta, quantomeno i lavaggi dovranno essere a freddo e molto delicati, mentre cuciti potrete anche buttarle in lavatrice, certo le roselline ne risentiranno, ma io ho pensato a questo lavoretto come una borsetta così stagionale, molto semplice da fare, quindi nulla di che, del resto non è che le borse uno le lavi, naturalmente può essere lavata a secco tranquillamente, riagganciandomi alle borse, perché ho qualche borsa la mando a lavasecco a pulirla.
Eccola, colla a caldo, quindi incollo, dopo questa parentesi dei consigli della brava casalinga, incollo e proseguo nel mio lavoro. Mio marito ha ragione quando dice che sono logorroica. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. E così avremo rifinito ben bene l'apertura della nostra tasca. Adesso, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sistemare al centro la nostra placchetta. E la mettiamo proprio qui con un punto di colla a caldo. Tac. Da una parte e facciamo ben bene asciugare. Ora dobbiamo incollare una tasca sull'altra, così. E allora approfittiamo del perimetro datoci dalla cucitura, così, e lato per lato, vi consiglio, appiccichiamo le nostre tasche una sull'altra. Perché lato per lato? Perché potrete sempre addrizzare il tiro qualora sbagliaste un pochino il posizionamento. E anche la parte superiore di congiunzione delle due tasche. Prima che si asciughi il tutto, riaprite un attimino, perché vi ho fatto chiudere tutto, un lembo laterale, così, non ci fa niente. Ci è servito per intanto mettere ben bene il tutto e per segnarci anche un punto in cui possiamo inserire il nostro manichino. A questo punto prendete una strisciolina di jeans e sfrangiatela leggermente in entrambi i lati. Ok, una volta ricavate due striscioline che vadano bene col vostro polso, quindi che entrino all'interno della vostra mano, così, provatele prima, cosa dovete fare? Sovrapporle l'una all'altra nel retro, perché se ne faceste solo una, la sfrangiatura andrebbe col tempo sempre più avanti e quindi rimarrebbe ben poco di tessuto e diventerebbe tutto a frange. Invece la colla a caldo, che bloccherà sia una parte che l'altra, così, vi permetterà di fissare la trama e di non farla sfrangiare ulteriormente. Quindi inseriamo i due lembetti che, se vorrete, unirete prima tra di loro con un puntino di colla a caldo, così, tac, e poi fisserete mettendo della colla a caldo nella parte superiore, nella parte inferiore, infarcendo qui sulla tasca, voilà, così, in modo che si abbia questa possibilità di trasporto più agevole. Adesso la chiusura. Abbiamo qui al centro la nostra targhetta di metallo, quindi noi non dobbiamo far altro che prima appiccicare su di essa le chiusurine, così, da una parte e dall'altra, una e due, e poi sui bottoni mettere un puntone di colla a caldo e far aderire la tasca da una parte e dall'altra, così che abbiamo la certezza di azzeccare il punto in cui c'è il metallo e quindi in cui la calamita farà presa. Fate asciugare bene, dopodiché questo sarà il vostro metodo di apertura e chiusura della vostra taschina. Adesso la parte più divertente, finalmente andiamo a comporre con le nostre rose. Ok, decidiamo come comporre le nostre rose. Da una parte le metterò in questa maniera, quindi così, senza colpo ferire, tac, andiamo ad incollare la nostra composizione. Da una parte, e adesso componiamo anche dall'altra. Guardate, io ho messo questa sotto che esce un po', e metterò anche questa sopra che esce un po', perché poi voglio unirle insieme tra loro. Quindi uno,
togliamo tutti i filini, facciamo asciugare bene, poi ci sarà tempo per sistemare i petali. Dopodiché, ultima fase, diamo il lembetto di questo petalino a questa rosa. Bene, la nostra bustina, la nostra taschina porta essenziale è tutto. Lato numero 1, lato numero 2 ed è pronta. L'apertura sempre a vostra disposizione, o l'una o l'altra, a seconda di dove farete maggiore pressione. E pronti per affrontare insieme un'estate in piena comodità e versatilità di borse. Bene, e poi direi proprio che carina volendo in spiaggia anche da portare così. Allora, vi lascio le foto e noi ci rivediamo dopo. Ok, rieccomi! No, niente foto, le foto le vedrete tutte alla fine. Intanto ho girato un nuovo video. Volevo dirvi che nel video che ho girato subito dopo questo della taschina, non badate le mani tutte sporche di colla, chi lavora si sporca, dal video successivo che vedrete successivamente a questo ho riciclato degli strass, ho tolto degli strass da un qualcosa su cui ho messo qualcos'altro, quindi questi mi sono avanzati. E giammai buttare le cose che avanzano, giusto? Spero che sono belli come questi strassettoni. Allora, quando li avevo tra le mani e stavo smontando, ve lo dico cosa stavo smontando, una cover vecchia per farne una nuova, quindi preparatevi al video sulle cover prossimamente, ho detto è un peccato buttare questi strassetti. Allora, sai che c'è? Li metto in questa zona centrale della mia pochette, che invece è rimasta un po' nuda. Io ho fatto le foto così della pochette semplice in modo da darvi uno spunto di gusto semplice. Invece adesso andrò ad arricchirla con gli strass, e se voleste qualcosa di più scicchettoso e luminescente, anche magari maggiormente estivo. E allora cosa faccio? Prendo per questa parte accessoria del video l'attaccatutto e delle pinzette, quindi verso un bel po' di attaccatutto su un pezzettino di carta e comincio a prelevare uno strassettone, intingerlo così nell'attaccatutto e poggiarlo dove voglio che stia e schiacciare ben bene. Ok, e proseguire così. Vi consiglio di farlo in maniera speculare, quindi se ho messo da una parte, ora metterò dall'altra, definendomi i punti più estesi della mia decorazione. E schiaccio. Poi prendo quelli più piccoli, perché ce ne sono di diverse misure, vedete? Vado a decorare tutta la tasca con tutti questi strassettini e legando così la parte femminile del fiore fashion al brillantino, che è in contrapposizione invece col materiale che abbiamo usato, appunto, che è il jeans. Ma gli elementi in contrapposizione nella creatività si esaltano vicendevolmente, ricordatevi, complementari, e quindi creano un effetto molto molto più completo e molto più carino a mio modo di vedere. Bene, è inutile tenervi qui ancora, vedrete tutto nelle foto. Era questo inserto giusto per dirvi che nelle foto vedrete sia la borsetta semplice senza gli strassetti, che evoluta in uno stadio successivo con degli strassetti riciclati. E mi raccomando, non perdete il prossimo video da cui ho tratto questi strassetti. Ok, finita davvero, si passa alle foto.
forse da oggi potremo infilare tutto nelle nostre tasche portatili e passarle da borsa a borsa. Faremo un figurone quando usciremo questa tasca doppia ricavata, appunto, ricavata da riciclo di jeans. Ci avevate pensato a una cosa di questo genere? Bene, se no lasciate un bel pollice in su, e se vi piace ricondividete il video e lasciate tanti commenti, perché a me fa sempre un sacco di piacere parlare con voi. Vi aspetto tutti sulla mia pagina Facebook, di cui lascio il link qua sotto nel box informazioni, e noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ciao, arrivederci, voglio bene!